F5, mo vabbè, è proprio easy peasy, guarda qua. Mi piazzo. Queste. Touch movement, spend normal default direction, even under influence, bla 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 bla. Questo non posso essere slowato. Sai che faccio? La uso subito. La uso subito proprio, ma che ce frega? Ma che ce importa? Se lo servino ci ha messo l'acqua. Eh gran puttana. Insta bevi di questa. E arrivederci. Oh. Non è che dura tanto sti invisibili. Ma che? Beh, non era così esiste sta cosa, eh. Non è che sei proprio invisibilissimo al massimo, diciamo, se gli stai troppo vicino ti vedono comunque. Allora, ah, ecco, però possiamo fare un'altra cosa invece. Facciamo che partiamo da questo lato. Ah, però lui fa per forza così, ok. Perché potremmo passare sopra e buttarci giù dal legnetto come abbiamo fatto prima. Bevi. Ala. Quanto dura sta cosa di invisibilità? Ah, ma dura 300 anni, dura. Allora, vediamo un po'. Piano piano, piano piano, dai che non ci vedono. Andiamo di qua. Oh cacchio. Oh cacchio, no 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 no. No, no 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 no. Perché continuano a vedermi questi all'infinito, dannazione. Ah, m'ha shottato, pezzo di merda. Sai che mi conveniva uscire dall'altro lato e sperare che non mi tirano una botta incredibile. C'è qualcosa. Ah, ma vaffanculo, ma c'è. Touch, mi bastava Athletics. C'era il check là dietro, cavolo. Mannaggia. Vai, pozzati. Ho detto pozzati. Ok, vabbè, easy, easy proprio as fuck. Never mind, perché non riesce. C'è un po' di difficoltà, ragazzo. Allora, salviamo. Ci riproviamo un attimo. Vabbè, lui non può. Abbiamo capito che non può. Dobbiamo uscire da qualche lato della cosa. Ci voglio riprovare un'altra volta perché sono buono. No, vabbè, improponibile. Abbiamo capito che non lo può fare sto save. Dobbiamo provare a uscire dall'uscita principale, allora. Però aspetta, avevo visto che prima era stato più easy passare davanti a questo. Che rischio. L'aul cosa? Questo mi vede. No, questo ci vede. Questo c'ha gli occhi svelti, sto ragazzo.
Interesting. Cazzo. Esci. Aspetta. Ah, ma non posso uscire così a buffo. Però posso. Devo essere fuori dal combattimento per poter andare via. E allora niente, muori Alan. Morirai. Quindi l'Aulber, quello è fuori dalla questione. Bisogna passare per forza dall'anello superiore. Però visto che io qua non posso farcela, proprio in nessun modo, proprio this is not possible, come dice il ragazzo, mi tocca fare il giro da fuori. Ma poi qua tanto ci ritorniamo con la cumpa. Ci ritorno con la cumpa, vi sdereno, bastardi. Mica ve la faccio passare liscia. Cioè c'è la viverna che è completamente cieca. No, la manticora, scusate, è vero, non è una viverna. Che cosa sto dicendo? Interesting. No. Ora la domanda è quanto ci vede questo? No, moltissimo. Vai, 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 vai. Ok, siamo arrivati qua su, salva. Perché sa dove sono le trappole questo paraculo. Beh, non mi resta che fare questo e andarmene fuori dai coglioni. Quando è che finisce il combattimento? Yes. Yes, ce l'abbiamo fatta. Ok, back to work. Dobbiamo andare a Taskdale, assolutamente. Penso che si potrà passare pure di qua, io quindi andrei qua. F5, lo rifaccio per sicurezza. Andiamo. Devo pure decisamente riposare. No. Ma che fa? Non riesce. È proprio una pippa. Non riesce a schivare i nemici. Non può fare le prove di agilità. Non fa un cazzo. Maledizione. Enemy approaching. Ah, sono pure degli scheletri. Fantasticissimo. E se io usassi questa? No. Ah, però magari ci proviamo, no? Secondo me sarà una cosa veramente... Oddio! Via. Via, via. F8. F8 assoluto. Comunque dobbiamo ritornare proprio lì con tutto il party. Però mi sa che adesso non... Non ce la facciamo a tornare con tutto il party. Poi bisogna andare all'Hilltop lì su. Però ha detto un mese per andare all'Hilltop. Non so perché è già evidenziata. Boh. F5. 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 No. F5. No. Afford cross a skunk the skunk river. Wow, c'è un sacco di roba qua. F5. Vai a Taskdale. Vai, 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 vai. Yes. Entra. Ah, vedi, main square, taverna. Si può andare pure nelle varie zone. Throne room, ok.
throne room, bisogna riposare. Proprio prima di tutto riposare. Poi voglio andare a parlare con lo spirito, che quello ci darà sicuramente qualche ricompensetta. Qualcosa ce lo darà. I tire. Che succede? Dice non è molto importante, ma ecco cosa. Ok, una vecchia strada su cui facevano commerci. Da parte dei nani ha sentito questa storia. Dai nani delle cinque montagne dei re. Dalle montagne dei cinque re. Or iron bull mushrooms, ok. It runs through this lands, I don't know what happened, but the ray itself is still there. Ok, quindi... ok. Se troveremo le rovine ti ci porterò, ma tanto Arrim è nel nostro party. Ah no, adesso ci ha dato achievement troubleshooter, ok. Arrim, andiamo instant a riposare. Che ragazzo sta distrutto. Mo dovrò farlo riposare 15 volte per levare il debuff di destrezza sicuramente. Eccolo là, infatti. Ok. Quindi solo con... fammi provare F5 qua, vediamo se funziona riposando. Solo con la spell per levare sta roba. No, vabbè, quindi me lo devo far levare da Arrim. Con Restoration. Dobbiamo pure provare, tra l'altro, a vedere se funziona. Manage Kingdom. Mitico Arrim. Allora, vediamo un po'. Let's discuss something. Ok. Sai, Priest of Rest of Interest, the Search Shrine and Scale will be built free of charge. Ok, devo parlare direttamente con Arrim, immagino. E lui sta facendo... ah no, queste sono le cose che sono attualmente attive. On the outskirts. Start the claim. Ah, mi sta saltando istanti giorni. Ok. Perché sono occupato anch'io a farlo. Declare the outskirts part of the kingdom. Yes. Yeah. Ah, ma ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 zone. Ok, 20 punti. È il momento di aumentare il rank. Una delle mie stat è arrivata a 20. Prima di tutto incontrati col tuo col tuo consigliere per parlare del futuro del tuo stato, eh? Qualsiasi scelta tu faccia, ricordati che potrebbe non essere, insomma, contento il tuo consigliere. Ok, se dovessero incazzarsi troppo se ne andranno per sempre. Vabbè, dopo aver fatto la scelta, un nuovo progetto sarà... sarà possibile fare un progetto che aumenterà il tuo rank. You can find it at the bottom center around. Take your advisor for 10 days. Ok, ci vorranno 14 giorni per fare la cosa. Trade taxes, reasonable, eh? È andato bene. Ok. Quindi quello lì è stato risolto. Temple Elk have been removed, ok. Move to the treasury, ok. Lui pure è andato a prendere le ricchezze in giro. Nuovi mercanti sono arrivati. Più 2 economy. Più 3 loyalty. Ok, poi. Ok, c'è il consiglio. Invasione dei troll.
Troublemakers. 12 giorni. Troublemakers. Ci sono dei rompicoglioni in giro. Ci mandiamo lui, che è bello gafone. Poi, proposizione di cooperazione. Tre mercanti di Absalom sono arrivati e vogliono fare business. You need to talk to one of the first address important matters of demand. You have to close the barony management screen and get back to the throne room. Ok. Innanzitutto mandiamo lei qua. E dobbiamo chiudere e andare alla throne room per parlare. Che devo parlare sia con, credo, con Arrim di nuovo e con Valerie. Make sure you'll fill all available governing positions with appropriate candidates. Vediamo, vediamo. Eccoci qua. Credo che ci sia un'altra cosa che devo portare alla vostra attenzione. Settlements across Gnarl Marches. Ok, there are trolls. Ok, ci sono troll nella foresta. A quanto pare delle orde di troll. Ok. Quindi questo per le cittadine nelle Gnarl Marches. Quindi hanno problemi di troll. Magnetico Savage Beast, they almost seem to show reason. Ok, sembra che siano intelligenti questi troll, però fanno gruppi, attaccano tutti insieme, vanno a rubare la roba nei villaggi, si portano via i paesani, eccetera, eccetera. E degli strani coboldi. Ah, è strano perché dice normalmente i coboldi dovrebbero venire attaccati subito dai troll, invece non li attaccano. Ok. Quindi le persone si stanno spaventando, giustamente. Dice che addirittura andavano in giro con le torce e bruciavano le case. I'm afraid of open flames. Entirely possible arrest of repairs could be ok. Dice però potrebbe essere che alcuni report siano un po' esagerati. Ok. Andrò a sud per controllare la situazione. Troll Trouble. Ecco Tristian. Ok, ok, ok. Vabbè, ci fai i soliti complimenti, eh? Ok, vabbè, vuole che rassicuriamo le persone, insomma. Facciamo una fiera per le persone comuni. Voglio sapere che sono vicini al mio cuore. Voglio fargli sapere che sono vicini al mio cuore. Vai. Più due community, più due cultura. Ottimo. Ecco pure Jod. Your Grace, eh? Ecco lo Bokken. Isol Bokken, bored to death, eh? Ah, che Bokken sta lì a non fare niente, si sta rompendo i coglioni. Then stack me iron court. Ok, dice perché non lo prendiamo come alchimista di corte, va benissimo. Ha fatto tutto lui. Ah no, ok, lo posso. Ah, sta parlando dei troll che non hanno paura del fuoco. Quindi è una cosa importante della storia. Abbiamo finito? Sì, rientriamo un attimo qui. Devo parlare con Bokken pure, che non, adesso non so dove cazzarola si trovi. Spero che sia lì a corte. Vivamente. Ok, devo startare l'evento di rank up, che non so, progetti. Ok, qua devo spendere 2 settimane per controllare una cosa con le persone, o meglio la lealtà della gente. 8-legged beasts continue to multiply and flood the barony with their offspring. Ok, male, ci sono delle robe con 8 zampe che vanno in giro. Quante volte? Quanto? 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 You may base new settlements in your region on discovered crosslands. Ah, si possono fare nuove cittadine, ok. E costa 50 BP.
E puoi fare, puoi anche dargli un nome o lasciare il suo nome di base. Ok, questo l'abbiamo messo. Successo, bene, più 3 community, più 2 economy, ottimo, quindi lei è riuscita a parlare con i mercanti, fantastico. Trionfo pure lui, più 3 militaria. Ma il rank up, no? Troll sightings. Questa è quella dei troll. Le persone hanno paura. Mandiamo lui a vedere sti troll. E c'è sti cosi a 8 zampe. Surrounding bald hilltop, the baron has been flooded with monster. Ah, ci stanno ragni ovunque. E ci mandiamo lui. Advisors. Ma tanto loro sono i migliori, non c'è niente da fare. Devo andare a parlare con quel tizio, ma per fare la cosa del... ma loyalty mo m'è scesa. Quindi... invece per costruire nuovi cosi, come si fa? Ah, vedi, c'è anche la piega qua, non l'avevo mica vista. Cos'è qua? Ah, vedi, puoi fare il nuovo settlement. Dove lo facciamo? Visto che qui c'è la cosa, io lo farei da questa parte qua. Trade guard build. Vuol dire? Ho fatto enter, adesso che succede? Mi fa buildare le cose? Se mi fa buildare le cose, impazzisco. Impazzisco. Mi fa buildare la roba, voglio impazzire. Lololololol. Allora, ci sei, le case le possiamo mettere, no? Vabbè, qua ci va una miniera naturalmente. Windmill, monument, shop, granary, brewery, piers. No, questo è solo per le watchtower. Windmill, possibile? Windmill, granaio, giusto? Un bel granaio qui, ma guarda che figata. Poi bel monumento qui al centro. E la taverna che vabbè serve sempre. La disco, la brewery e poi building for holding meetings and discussions, artisan shop, tavern, temple, vabbè questa ci vuole, need, forge, no. Una watchtower la dobbiamo mettere, no, non si può mettere, dannazione, però almeno una barracks. Forza. Uno smithy, perché chiaramente la gente va. Watchtower, taverna. Un negozio, dai. Ah, più uno coso quando è vicino alla taverna. Però mo non posso spostarli, cavolo. Anche i muri ovviamente ce li dobbiamo mettere. E... questa è la longhouse. Avrei dovuto fare tipo barracks, longhouse, barracks. Vabbè. Poi impareremo. E... non lo
lo so, perché la taverna già ce l'abbiamo. Dice di questo? Cannot be built in a settlement housing. Ok, facciamo la casa dell'erbalista, va, a buffo. A posto, via. Statistica, beh, le dobbiamo ancora sistemare. Questo mi fa vedere tutti i vari giorni che ci mettono le cose. Usciamo, ottimo. Quindi è una figata, puoi pure costruire i villaggi. Io sto malissimo. Bello, bello. Impazzisco. E beh, usciamo da qua. Dobbiamo andare a parlare con con Frecken, Frucken, Stricken, come cazzo si chiama il nonnetto, il vecchino Bocken, eccolo lì. Mi dico Bocken, madonna, sta cominciando a fare un freddo, signori, incredibile. Adesso mi direte voi, dov'è Bocken? Ah, boh. Ah, boh. Non ce lo so, dove starà? Starà lì a coso Bocken? Minchia, guarda che delirio. Allora, facciamo una cosa per volta. Prima il fantasma, tassativo. Anche perché Glory, Legacy, Many Ages Ago, questa è quella dei nani. Baron. Ah, devo fare un upgrade alla capitale. Begin a construction of a new building. Come faccio a costruire un nuovo edificio nella capitale? Bisogna scoprire pure questo. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Fermi tutti. Fermi tutti. Mi sa che se ci clicco sopra, mi fa fare enter come mi ha fatto fare al villaggino. Ora lo vediamo. Egolo. Dai. Vabbè, questo già ce lo sta spiegando. Ci sono bonus specifici, ok, anche di vicinanza. E poi puoi demolire la roba. Benissimo. Benissimo. Lo shrine era quello a gratis. Ovviamente le mura. Ah, qua ci si può fare questo. Ottimo. Allora. Sicuramente ci serve Longhouse. Aspetta un po'. Ok. Affects, Artisan Shop, Studio, Citadel, bla 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 bla, taverna, tempio. Allora facciamo così, Longhouse qua, Barracks qua e taverna qua. Watchtower non me le fa costruire, non so perché. Ah, eccola lì la Watchtower. Poi Smithy. Aspetta però. C'era qualcos'altro che andava messo vicino allo Smithy. Ah, ok, aspetta, la taverna è questa, quindi lo shop lo mettiamo qua. E non posso più costruire una mazza perché non ho più BP, va bene. Mi devo ricordare che accanto allo Smithy ci devo mettere lo shop. O meglio, accanto allo shop ci devo mettere lo Smithy. Ecco qua. Io non ci voglio credere, comunque 35 euro. 35 euro, vabbè, più 25 di Season Pass. Però worthissimi. Spesi benissimo, veramente. Top, top, top. Anche perché, coso, come si chiama? Pillars sono 50, no, non mi sa, 45 se non sbaglio era al lancio. Quindi ben 10 euro di meno. E c'è tanto quanto c'è su Pillars qua, eh. C'è roba, signori.